ci introduce nella seconda domenica di Quaresima il Salmo 115. È un salmo che ha una funzione molto chiara nella vita di Israele. Quando una persona veniva salvata da un pericolo gravissimo, un incidente, oppure la situazione di schiavitù, oppure una gravissima malattia mortale, quando si salvava, pronunciava questo salmo: cosa renderò al Signore per quanto mi ha fatto? Alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento, adempierò i miei voti. Sostanzialmente è un ex voto come quelli che troviamo nei santuari. Alcuni studiosi importanti del Nuovo Testamento ritengono che Gesù, nel giorno dell'ultima cena, non abbia celebrato la Pasqua. Secondo il Vangelo di Giovanni, Gesù fa l'ultima cena di giovedì, Giovedì Santo. E si sono chiesti allora che cosa ha fatto, che tipo di rituale ha fatto. E molti sono convinti che abbia fatto un sacrificio todà, un sacrificio di ringraziamento. Non per niente noi abbiamo chiamato quella cena Eucaristia, ossia todà, ossia ringraziamento. Questo è grandioso. Pensare che Gesù, nell'imminenza del pericolo e della morte, non invoca la liberazione, ma fa in anticipo il ringraziamento per la salvezza. In una pienezza di fiducia, di abbandono, che in effetti è la fede. Allora entriamo così in questa seconda settimana di Quaresima. Se nella prima eravamo chiamati a non fuggire dai nostri vuoti, dalle oscurità, nella seconda siamo chiamati ad entrare nel nostro vuoto con una piena fiducia che da lì sorgerà vita nuova. Seconda domenica di Quaresima. Signore, camminerò davanti.
Signore davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme.